Allora, siamo con Salvatore Lovaglio per la mostra Racconti Intimisti. Vuole parlarci delle opere che sono esposte oggi? Vaga, il titolo è stato dato da Francesca Di Gioia, che ha curato un po' il testo di introduzione al catalogo. Ed è nato perché gli avevo raccontato così verbalmente degli ultimi lavori, che erano quelli di una riflessione sul mio periodo in cui stavo vivendo, insomma, un periodo caratterizzato da qualche problemuccio di salute, di fermo di lavoro, perché prima di queste 5 incisioni a cui ho lavorato sono stato 5 mesi fermo che non lavoravo. Cioè, questa storia ha appassionato anche lei da come poi ha affrontato la tematica. Cioè, è come il dopo qualcosa, ecco. Cioè, il dopo di qualcosa in positivo, in negativo, la valutazione delle cose. E le mie sono state anche riflessione e valutazione dell'esistenza. Ognuno mette in conto poi le proprie cose, i propri pensieri, il suo immaginario, per trovare un'ancora di salvezza, a volte, come si vuol dire, in maniera un po' triste, insomma. Ma queste cose nascono anche, credo, e possono essere viste anche in maniera positiva, perché deviare il proprio stato di cose non è negativo, insomma, può essere anche positivo. Nel pratico, per farla breve, nelle mie cose, se qui c'è un messo in questa mostra, un solo lavoro fatto in precedenza, prima di questo avvenimento, dove la gestualità e la maniera di lavorare, di affrontare il lavoro, era quella di dominare lo spazio. In queste 5 c'è altro, insomma, c'è un equilibrio, c'è tra me e lo spazio che circonda. Cioè, in effetti non è rassegnazione, insomma, è una parola brutta, insomma, è trovare comunque il senso dell'equilibrio delle cose, ecco. E queste nuove cose cui ha affrontato Francesca nel piccolo testo che ha fatto.